Il leone alato ha sventolato ininterrottamente per 22 giorni e 8 ore a poppa della By Myself, la barca a vela sulla quale il gondoliere Tommaso Luppi ha attraversato l'Atlantico in solitaria. E di vento ne ha presa veramente tanto di vento. Credetemi, anche a colpi a 40 nodi, però si è comportata benissimo la bandiera, come doveva essere e come deve essere sempre. Ma dalla laguna Tommaso Luppi non ha portato con sé solo una bandiera. Ogni cosa del suo viaggio ha parlato in veneziano, dalle botteghe che hanno sostenuto economicamente l'impresa alla barca che il gondoliere ha montato in città, dagli incitamenti degli amici ritrovati su internet grazie a un telefono satellitare alle canzoni del video Oliver Scardi per sentirsi a casa anche in mezzo all'oceano. Paga 10 milioni al mese e gaia, squacchi, croia, ma le sognaia potrona è a toa. E alla fine la difficoltà più grande è stata scendere dalla barca, rimettere il cappello da gondoliere e tornare alla vita di sempre. È stato forse più duro rientrare che partire. E la traversata è andata tutta secondo i piani, la barca non ha avuto quasi nessun problema tranne la rottura del tangone della randa. Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Al viaggio però manca ancora un'ultima tappa, l'appuntamento in bacino è per il 25 aprile, giorno di San Marco. Per la venezianità ed essendo io gondoliere mi sembrava il giorno più adatto per far rientrare la mia barca a Venezia.